I dati della CGA: in Italia ha crollato il lavoro autonomo, fenomeno che colpisce duramente la marca, un tempo terra di partite IVA. ZTL Kasugana, ennesimo strappo, il collettivo rioccupa l'ex caserma Salsa. Non capiamo e non trattiamo, dice il sindaco. Giochi di corrente per la segreteria provinciale. La deputata ha rubinato uno dei simboli del PD, minaccia di lasciare il partito. Fermare la strage dei cani randagi in Romania, corteo in centro delle associazioni animaliste, mobilitazione della politica. Domani in diretta per la Santa Messa da San Trovaso di Preganziola, la storia di un santo che non esiste, del borgo dalle sette comunità. Pattinaggio artistico, decimo oro mondiale per la campionessa di Oderzo Silva Marangoni, argento per la juniores di Silea Zuin. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. In apertura dunque l'economia con i dati degli artigiani di Mestre sulla crisi del lavoro, in particolare quello autonomo, dove si registra un crollo delle partite IVA, l'ennesimo segnale di un'economia allo stremo in un territorio che fino a qualche tempo fa contava 8 imprenditori ogni 10 trevigiani, bambini e pensionati compresi. Crolla il mondo delle partite IVA in Italia, di riflesso ancor più nella Marca, che fino a qualche anno fa contava 8 lavoratori autonomi ogni 10 abitanti, minori e pensionati compresi. A indicare i dati degli artigiani della CGA di Mestre, 400.000 le cessazioni in tutta Italia dal 2008, anno di inizio della crisi. A chiudere soprattutto artigiani, commercianti e anche agricoltori. Questa è la tipologia che ha avuto la maggiore contrazione. Quello che preoccupa, sottolineano soprattutto le organizzazioni artigiane, è il futuro di questi lavoratori autonomi. Senza possibilità di accedere a qualsiasi indennizzo, si trovano il più delle volte con debiti da pagare e un futuro tutto da reinventare. Difficoltà che in passato hanno purtroppo portato alcuni di loro a gesti estremi. L'ennesimo segnale di un sistema economico che non regge più l'indicazione degli analisti. Il sistema è in crisi, nel senso che funziona male, da un ventennio almeno, forse anche di più, dagli anni Ottanta, quando a botte gigantesche di spesa pubblica si è tenuto in piedi un po', dando l'impressione che crescevamo, invece era una bolla da spesa pubblica. E adesso ovviamente tutti quei piccoli produttori che sono asfissiati dalla burocrazia, soverchiati dalle tasse, un sistema che non funziona, i servizi che funzionano male, ovviamente stanno crollando. Ancora più drastica la valutazione del sindacato. Bisogna vedere in questo calo quanto influisce la riforma del mercato del lavoro Fornero, perché in qualche modo rende più stringenti l'utilizzo delle partite IVA. Alcune finte partite IVA non possono più essere tali. Bisogna vedere se poi questa regolazione è andata in meglio per quei lavoratori o in peggio. E dall'economia forte l'accusa alla politica e l'appello ai cittadini. La gente deve capire che non è che questa classe politica non lo capisca, non lo vuol fare perché non è nel suo interesse, per quello bisogna mandarli a casa. E ora la cronaca cittadina, nuovamente occupata dal collettivo ZTL l'ex caserma Salsa a Santa Maria del Rovere, stavolta con l'amministrazione comunale, una frattura che vedremo se si risanerà. Non una zona temporaneamente liberata, come campeggiava le altre volte negli striscioni, ma una zona totalmente liberata, a riprova che dall'ex caserma Salsa di Santa Maria del Rovere i ragazzi del collettivo ZTL non hanno nessuna intenzione di andarsene. Stavolta no. Stamattina all'alba l'incursione, Salsa di nuovo occupata come a marzo. La nostra intenzione è quella di rimanere qui dentro e poter costruire qui dentro tutto quello che abbiamo poi illustrato nel progetto che è presentato sabato scorso, che tra l'altro ripresenteremo domani alle 18 in un'assemblea pubblica a cui invitiamo tutta la cittadinanza. Chi non capisce il senso dell'ennesima occupazione dopo quella di un mese fa all'ex Telecom è il sindaco Giovanni Manildo, che stavolta prende nettamente le distanze. Assolutamente non condividiamo il metodo di questa occupazione, non è un modo per risolvere il problema. Non crediamo neppure più che siano gesti dimostrativi, perché il tema degli spazi pubblici, dell'assoluta emergenza per trovare delle soluzioni, è già sotto la lente, sotto l'attenzione dell'amministrazione. Pronta la replica del collettivo. La cosa che vogliamo subito chiarire è che un tavolo di trattativa non c'era, nel senso che il comune è partito con questo tavolo di fatto una fuffa poi nel momento in cui non eravamo all'interno dell'ex Telecom, ma poi questo tavolo è stato immediatamente chiuso per aprire una commissione che però fino ad ora non ha partorito nulla di interessante. Marighetto per l'ennesima volta nega che si tratti di una frattura con l'attuale amministrazione. Questa non è una chiusura da parte nostra, anzi, infatti anche rispetto alle dichiarazioni che Manido ha fatto questa mattina, questo non è assolutamente un out-out, ma la volontà di dimostrare che c'è un'esigenza e questa esigenza deve avere una risposta, una risposta immediata.
E il sindaco Manildo ha replicato questa mattina anche ai commercianti imbufaliti per il blocco del traffico. L'associazione dei negozianti Rivivere Treviso ha annunciato infatti contro l'ordinanza antismog che il prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, una settantina di negozi del centro spegneranno la luce delle vetrine per protestare contro l'iniziativa che penalizzerebbe ulteriormente il commercio in centro storico. Manildo ha definito la protesta autolesionista, rilevando che alla fine a rimetterci saranno proprio le attività commerciali. E ora, a proposito di recupero delle zone degradate della città, andiamo poco lontano dalla stazione ferroviaria per vedere un esempio che hanno voluto avviare padre e figlio. Possiamo chiamarlo uno dei bar della stazione? Ma sì, puoi chiamarlo come ti pare, perché è nella zona stazione. A guardare fuori dalle vetrate, seduti in uno degli sgabelli di questo locale, non si vedono negozi, vetrine sfavillanti o via vai di gente a passeggio. Si vede un cavalcavia, cartelloni pubblicitari e i treni che passano. Dietro la stazione, quel non luogo a cavallo tra San Zeno e Sant'Antonino, quell'angolo dimenticato che la sera fa anche un po' paura e che nessuna amministrazione è ancora riuscita a rilanciare. Ci hanno provato loro, papà e figlio. Abbiamo deciso di affrontare il mercato perché il lavoro precedente non stava funzionando granché bene. Allora stiamo provando questa nuova esperienza. 32 anni Enrico, 63, papà Vincenzo. La loro attività è stata per alcune settimane in testa alla classifica dei locali più apprezzati su internet tra circa 300 bar in tutta Treviso. Abbiamo negozi nuovi che aprono e li hanno aperti perché vedono un certo movimento qui vicino, ma noi teniamo duro. Magari a livello finanziario non ci sta dando i risultati sperati, però a livello umano veramente siamo decisamente contenti. Un sodalizio che dura da un anno, 15 ore di lavoro al giorno per papà Vincenzo, che però non molla la presa. Accoglie pensionati la mattina, giovani la sera e con questo cartello tiene lontani gli ubriaconi. E fanno la spola avanti e indietro, un litro. E noi abbiamo deciso di mettere questo cartello per evitare che questi signori che si mettono sotto i portici a ubriacarsi diano un disturbo notevole a tutto il vicinato. Papà e figlio lanciano così la loro personale lotta alla crisi e al degrado, senza tante parole ma con i fatti. La deputata del Partito Democratico Simonetta Rubinato punta il dito contro i giochi di corrente nel PD e minaccia di lasciare il partito. Con un secco comunicato, Rubinato si oppone alla logica secondo cui il risultato delle assemblee dei circoli del PD trevigiano, in particolare quello di San Biagio, che hanno contribuito alla vittoria di Lorena Andreetta, possa diventare merce di scambio tra le correnti romane vecchie e nuove del PD. Se dovesse essere messo in discussione un risultato democraticamente ottenuto da tanti volontari appassionati, potrei anche lasciare il partito, dice. Non si possono tollerare attacchi alla democrazia interna del PD per meri interessi di corrente. E ora con la cronaca ci spostiamo a Conegliano, dove la polizia ha aumentato i controlli nelle zone e nei locali più a rischio della città per contrastare soprattutto lo spaccio di stupefacenti. Spesso si tratta di fumo in quantità ridotte, a fronte però di una rete di smercio molto estesa soprattutto tra giovani e giovanissimi. Prova ne è anche l'arresto compiuto nelle ultime ore, come ha spiegato ai nostri microfoni il dirigente del commissariato di polizia, Claudio Di Paola. La situazione generale può definirsi fisiologica all'interno della città di Conegliano e del territorio ad essa prospiciente. Si tratta di fenomeni criminali che vengono costantemente monitorati, in particolare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, che è contrastato con vigore e l'arresto di oggi lo conferma. C'è in atto una tendenza ad una polverizzazione del mercato degli stupefacenti da parte di piccoli spacciatori particolarmente attivi sul territorio, ma che trova la ferma risposta da parte della Polizia di Stato e degli operatori del commissariato di Conegliano, che attraverso compiute e articolate indagini riescono poi a assicurarli alla giustizia. Mese di novembre dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, molte le iniziative nei comuni della Marca.
Novembre si tinge di rosa contro la violenza sulle donne. In tutta la provincia incontri e iniziative che spesso coinvolgono le scolaresche per formare, soprattutto tra i più giovani, una coscienza collettiva rispetto a questa piaga. A Villa Emo a Fanzolo la questione violenza è stata accostata al tema dei diritti umani. La cosa che noi dobbiamo fare è quella assolutamente di rompere il silenzio. Abbiamo ancora troppe donne, oltre il 90%, che non denunciano lo stato in cui si trovano e soprattutto di subire violenza da parecchi anni, addirittura la media nazionale dai 5 ai 7 anni, il periodo in cui la donna tace subendo in silenzio. Violenza sulle donne che non è solo fisica. La violenza psicologica è pericolosissima, è una violenza estremamente sottile che mina alla radice la capacità della persona di mantenere o di avvertire la propria dignità intatta. Nella Marca si lavora per aumentare la sensibilità verso il problema e gli strumenti per affrontarlo. È una rete che si sta muovendo in provincia di Treviso, soprattutto una rete che funziona molto bene, dove ci sono tanti organismi, dove ci sono le istituzioni, e questa è una cosa molto importante. Promossa dalla Commissione Pari Opportunità Intercomunale invece, la campagna Senza Ingiustificata, una sagoma gialla di plastica, la sagoma di chi non c'è più, come Denise Morello, uccisa ad aprile a Montebelluna dall'ex fidanzato. Verrà posizionata in quanti più luoghi possibili di grandissima frequentazione, mezzi di trasporto, aeroporti, scuole, e noi Commissioni Pari Opportunità, alle quali è stata data in mano questa ideazione, ci impegniamo sin da oggi ad una diffusione anche nazionale. E ora voltiamo pagina per raccontarvi il paradosso di ATS, la società pubblica dell'acqua che non riesce ad avere credito dalle banche, e intanto il presidente si arrabbia con i cittadini delle zone con il mercurio nelle falde. Stiamo spendendo milioni, dice, per le tanto contestate condotte e poi nessuno si sta allacciando. Presidente, in questo momento in zona quante famiglie sono allacciabili con l'acqua pubblica? Attorno a una cinquantina. Quanti sono allacciate? 5. Acqua al mercurio, questo è il risultato a 2 anni e mezzo dalla chiusura dei pozzi privati nelle case di Canizzano, San Vitale e Sant'Angelo, solo per il territorio di Treviso. Dopo le polemiche dei cittadini per la mancata erogazione del servizio, ora è la società che gestisce l'acqua pubblica in 51 comuni della Marca a replicare. A oggi la realizzazione di gran parte del nuovo ramo dell'acquedotto che serve la città e l'investimento in progettazione e realizzazione delle condotte per quasi 500.000 di euro rimane di fatto un'operazione inutile ed economicamente in perdita. Certo, a pesare sulla scelta il costo dell'allacciamento. ATS, in accordo anche con l'amministrazione comunale, è andata incontro a questi cittadini dimezzando il costo dell'allaccio, che ora è sui 450 euro. Che non sono pochi, ma comunque meno che piantare un altro pozzo a maggiore profondità ben al di sotto della falda inquinata. Il costo è intorno ai 1.500-2.000 euro. Ma la situazione economica a questo punto avrebbe fatto scattare molti ripensamenti, mettendo ancor più in crisi un'azienda pubblica che non interessa alle banche. Non riusciamo a dare le garanzie sufficienti per poter avere dei mutui e fare gli investimenti. Ma voi non siete una società pubblica? Siamo una società pubblica, abbiamo una concessione pubblica trentennale su acqua, che è un bene primario, ma non abbiamo immobili, non abbiamo fondamenta. Le garanzie dei comuni per ATS non si possono fare perché rientrano nel patto di stabilità. Così, per l'ennesima situazione paradossale voluta dalla politica, il futuro vedrà condotte sempre più vecchie e sempre meno nuove tratte, col rischio che molti tornino al pozzo, sperando che non sia inquinato. E parlando invece di cittadini intraprendenti, siamo andati a Fanzolo di Vedelago a conoscere il nonno Spazzino, premiato in questi giorni dall'amministrazione comunale per il suo senso civico. Spazza la pista ciclopedonale, taglia l'erba lungo la strada, continua in pratica a fare quello che faceva 50 anni fa in Belgio, dove a ciascuno era chiesto di tenere in ordine l'area davanti a casa. Ma in Italia la sua è un'eccezione e per questo il comune di Vedelago ha voluto premiare il suo senso civico con una pergamena e con una nuova scopa. Sisto Zambon, pensionato di Fanzolo, ha 87 anni. La strada era comunale e io passavo a provinciale dopo 15 anni che ero qua. Mi lo sono pulito da qua e fino alla curva qua basso. A Vedelago spendiamo circa 80.000 euro per pulizia delle strade e sfalcio dell'erba. Se ogni cittadino facesse quello che fa Sisto, avremmo un risparmio di 80.000 euro all'anno, che non sono pochi. Anche Sisto sa che soldi di questi tempi i comuni ne hanno sempre meno. D'altro canto, per lui, arzillo pensionato, tenere pulito è un passatempo. Questo qua era un hobby mio, non è che nessuno mi avesse comandato. Ma ai primi tempi, non che c'erano macchine,
che correva. Era Neté da una parte e anche dall'altra. Se era un concorrente mi ghiacciava e tutto, ma il megadetto te può fare del mago, non ti trovi, no? Anche perché, visto il traffico, l'anziano pulisce di notte. Di, in tante macchine, era di notte, mi fece sempre qui. Qualche dubbio mi diceva bravo e qualche dubbio mi diceva buco. Ma la scopa regalata dal comune funziona? Beh, se no, le no, c'è la... Domani dalle 10 collegamento in diretta con la chiesa di San Trovaso di Preganziola. Allora andiamo a conoscere la storia di un santo che non c'è e di un borgo dai 7 comuni. Partiamo da questa foto ingiallita dal tempo per raccontare San Trovaso e i 7 comuni della Marca. Siamo lungo il Terrasso, una strada nata quasi per caso sul fango di risulta dello scavo di un canale che doveva collegare Treviso con il suo porto dell'Adriatico, che era Mestre. E nei più tipici scherzi della storia, della via d'acqua non rimane nulla, mentre i suoi scarti sono diventati una delle strade più trafficate del Veneto. Per scoprire San Trovaso, però, bisogna prima arrivare o alle Grazie o davanti a Villa Franchetti. La prima località racconta del santuario mariano voluto dai contarini nel 1609 per la Madonna che ridava la parola ai muti. Erano i padri serviti a gestirlo, finché il loro monastero venne venduto dalla Serenissima con tutta l'area dell'Albera ai nobili Albrizzi, che vi costruirono sopra questa splendida villa poi condivisa con i Franchetti, dove il Foscolo, tra un flirt e l'altro, scrisse i celebri sepolcri. Patrizi che però non dimenticarono mai chi di fatto li manteneva, quel popolo contadino che faticava giorno e notte su queste terre, peraltro rigogliose e ambite per l'acqua nascente su terra fertile che però non diventava mai acquitrino. Erano le famiglie dei borghi di Sant'Angelo della Girada, Prato Granziolo, San Buco, Zero, San Vitale e Cannelle, oggi Canizzano, e appunto San Trovaso. 7 come i giorni della settimana, i peccati capitali, gli angeli dell'Apocalisse, ma anche nella Cabala il numero del saggio. Una saggezza che rivediamo in questi attrezzi che la comunità di San Trovaso custodisce come tesori, ma anche simboli di un tempo dove l'uomo interagiva con la natura senza sopraffazioni. Questo è certamente l'aspetto più intimo di questi paesaggi, dove lo spadone rosso, la cicoria trevigiana, ingentilisce l'avanzare del buio e del freddo sulle oramai passate calde sere d'estate. Ma va bene così, perché è il ciclo delle stagioni, raccontato nei filò dei vecchi ai nipoti guardando le antiche ruote dei carri. Stagioni divise dei raggi, tutti legati in un unico centro che è la vita ma anche la comunità. Così l'ultima immagine la lasciamo per il centro di questo borgo da dove siamo partiti, San Trovaso, un santo inesistente ma che ha una chiesa addirittura a Venezia. In realtà è la fusione tra due santi fratelli, Gervasio e Protasio, venerati qui per volere del Papa quando si riappacificò con i Longobardi. Ma questa è un'altra storia. A Treviso oggi associazioni animaliste in piazza per fermare il massacro dei cani randagi in Romania. Associazioni animaliste, EMPA, LAV, OIPA, in piazza per chiedere di fermare la strage dei cani randagi in Romania. Paese dell'Unione Europea, ma sovrano rispetto a provvedimenti di una crudeltà inaccettabile, secondo la sensibilità maturata in Italia e nella Marca. Romania che nei decenni ha intessuto forti rapporti con Treviso e il Veneto, da qui l'appello agli amministratori di casa nostra per chiedere ai loro colleghi stranieri di cessare il massacro. Era giusto che i sindaci, i rappresentanti di queste città gemellate facessero sentire la loro voce e il loro sdegno, e così è stato, lo ha fatto gentilmente il sindaco Manildo, lo ha fatto anche il governatore Zaia. Io entro fine anno andrò con dei colleghi dell'Intergruppo Benessere degli Animali, cioè eurodeputati al Parlamento Europeo, a incontrare le autorità romene proprio per cercare di convincerle di modificare questa norma e di riportare la Romania all'interno dell'Unione Europea. Dal centro-sinistra alla Lega, dunque, un impegno senza colori politici. Invierò una lettera al governo rumeno e soprattutto anche in quelle città dove avvengono questi massacri di questi inerti animali che, ricordiamolo, hanno un cuore, hanno un grande cuore e un grande amore per il proprio padrone. In corteo anche Giorgio Granello, sindaco di Ponzano, che ospita il rifugio del cane da pochi giorni passato in gestione all'EMPA. È una questione di civiltà e quindi nella sensibilità della nostra gente, che ha sempre dimostrato di averla per questi temi,
significativi, importanti, la presenza vuole essere una testimonianza di condivisione. Infine lo sport, un altro sigillo a una carriera ineguagliabile. Per la decima volta Silvia Marangoni, 27 anni di Oderzo, è salita sul podio più alto del mondo a Taipei, dove si stanno svolgendo i campionati mondiali di pattinaggio artistico. La campionessa trevigiana ha conquistato il decimo titolo mondiale nella specialità inline. A Marangoni è un'altra veneta iridata, la muranese Rachele Campagnoli. Complimenti del governatore Zaia. Argento a Taiwan infine per un'altra trevigiana juniores, la 16enne di Silea Zeu di Zuin della pattinatori Sile. Vediamo la programmazione. Alle 21.05 il cinema, questa sera Dottor Jekyll e Gentile Signora di Steno. Domani mattina dalle 9.05 il Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa, lo avete sentito, da San Trovaso. Alle 13.10 Dea Formazione e alle 17.55 non perdetevi Agricoltura. È tutto per questa sera, io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.